Al-Ittihad termina 0-2, l'Inter perde contro l'Al-Ittihad. Questa partita amichevole di oggi, 7 agosto 2024. Le statistiche, andando a guardare, descrivono un gioco buono per l'Inter di Pippo Inzaghi, allenatore, ma nonostante abbia giocato bene l'Inter ha perso contro l'Al-Ittihad. A fare entrambi i gol per questa formazione calcistica amichevole è stato un solo giocatore, si tratta di Moussa Diaby, che fa un gol nel primo tempo, un altro l'ultimo nel secondo tempo. Inter statistiche, a livello statistico, possesso di palla molto più elevato rispetto all'Al-Ittihad, molti più passaggi dell'Inter e sempre per l'Inter una precisione passaggio a livello percentuale maggiore. Bene. Nonostante questo, nonostante le statistiche buone per l'Inter, essa perde. L'Al-Ittihad trionfa. Beh, complimenti dunque all'Al-Ittihad, peccato per l'Inter di Pippo Maldini, di Pippo Inzaghi, scusatemi, iscrivetevi se vi va, commentate, comunque ad apprezzare l'impegno messo in campo da parte della squadra nero-blu per eccellenza. Ciao a tutti.